Allora, ben ritrovati con il secondo video dedicato a Dash e andiamo a cominciare ad essere un pochino più attivi nel mondo del Dash, quindi a vedere cos'è il wallet, che è il primo step per poi cominciare a fare qualche operazione. Allora, andiamo sul sito ufficiale del Dash, che è www.dash.org. Abbiamo qui l'opzione di fare il download del wallet, scegliamo la versione che necessitiamo. Una volta scaricato, lo eseguiamo come qualsiasi programma da installare. Io già l'ho installato, quindi lo vado direttamente ad aprire. Richiederà qualche secondo perché adesso avviene una sincronizzazione con tutti gli ultimi movimenti fatti. E intanto vi spiego a cosa serve. Questa è in pratica la nostra banca. Su questo client abbiamo tutto il quantitativo di Dash che riceviamo o che inviamo. E il software serve appunto a questo, per inviare e ricevere Dash. Da qui vediamo la sintesi del quantitativo che abbiamo, le ultime operazioni e le transazioni recenti. Andiamo a vedere come si effettua un pagamento. Qui andiamo a inserire l'indirizzo che risulta in questo modo, come nell'esempio. Possiamo scrivere un'etichetta, scriviamo l'importo da inviare, clicchiamo su invia e l'importo in qualche secondo viene ricevuto dal proprietario dell'indirizzo per un costo di 0.002 dash per kilobyte. Come facciamo invece a ricevere un pagamento? Allora, è consigliabile creare ogni volta un indirizzo pubblico differente, quindi scriviamo un'etichetta video wallet, selezioniamo l'importo se vogliamo, se no si può lasciare in bianco. Scriviamo un messaggio se vogliamo, questo è per noi, per ricordarci di cosa si tratta. Non è consigliabile spuntare questa opzione perché è meglio utilizzare sempre indirizzi nuovi, diversi. E facciamo richiedi pagamento. Qui ci viene mostrato l'indirizzo che dobbiamo dare a chi vuole effettuare un invio di Dash a nostro credito e possiamo anche scannerizzarlo col QR code. Se chiuso risulta comunque in questa tabella, cliccando due volte si può riaprire. Intanto vediamo che il mio portafoglio si sta sincronizzando, quindi con tutti i vari blocchi per la verifica di tutte le varie transazioni. Qui abbiamo una sintesi delle ultime transazioni. Queste sono quelle che ho ricevuto giornalmente da Genesis Mining, perché ho attivo un cloud mining di cui parlerò. Qui ho fatto un primo deposito e tutte le operazioni, insomma, che sono state effettuate ultimamente. Adesso, qui in basso, vedete che c'è questo piccolo lucchetto. Perché? Perché il mio portafoglio è cifrato. Cosa vuol dire cifrare un portafoglio? Vuol dire assegnargli una password in modo tale che questo può essere acceduto solamente con questa chiave. Detto ciò, è consigliabile e consiglio di farlo, io stesso l'ho fatto. Perché? Perché siamo comunque sotto, essendo un'applicazione, un software che è connesso alla rete, è sempre un pericolo che qualcuno possa accedere al nostro wallet. Se così fosse, potrebbe essere in grado di svuotarlo completamente. Cifrandolo, avrebbe bisogno di una password. Però qui, attenzione, una volta che il portafoglio viene cifrato, la password diventa il pericolo numero uno. Se si perde questa chiave, noi stessi non potremo più accedere al wallet. Quindi, consigliabile farlo, ma massima attenzione sul come fare una password efficace e come conservarla soprattutto.
magari scriversela da qualche parte. Secondo punto, il backup. Si può fare un backup del portafoglio. Praticamente in questo modo, andando su File, Backup, si seleziona dove, gli si dà un nome, quindi video wallet backup. Una volta salvato, lo troviamo nella nostra destinazione di salvataggio. Eccolo qui. Questo è un file .dat. Questo adesso è il nostro, diciamo, la nostra assicurazione se qualcosa succeda alla nostra macchina, quindi magari se l'hardware per qualche motivo ha un malfunzionamento e noi non riusciamo più ad accedere al nostro wallet effettivo e magari questo file, io personalmente lo tengo salvato su una cloud, quindi non so, un Dropbox, un Drive, perché di per sé il mio portafoglio è comunque cifrato e con il solo file di backup non è possibile far nulla. Come funziona? In pratica, se noi non riusciamo più a accedere al nostro portafoglio effettivo, noi possiamo riscaricare il portafoglio, sostituire il file DAT che si trova nella cartella dove risiede poi il wallet, e reinserendo la nostra chiave cifrata, noi ricostruiamo da capo tutto il portafoglio. Queste procedure sono importanti perché se si ha intenzione quindi di utilizzare effettivamente Dash, queste messe in sicurezza sono alla base di tutto. Detto ciò, penso sia tutto per quanto riguarda il portafoglio, non è niente di complicato e vi invito a andare a vedere come fare e provare ad installarne uno. Ci vediamo con il prossimo video. Ciao!